Buongiorno. In più occasioni ho ribadito la mia convinzione che l'insieme della cultura cosiddetta umanistica, filosofica, psicologia, psichiatria, eccetera, siano in larga misura un insieme di meditate e più o meno fondate opinioni. Io personalmente trovo una conferma in questa mia convinzione nei testi di Freud. Freud ha scritto una quantità di testi. Qui io ne ho uno, la morale sessuale, sulla guerra e la morte, psicologia delle masse, l'avvenire di un'illusione, il disagio della civiltà perché la guerra, soprattutto il disagio della civiltà. Allora, lungi da me la pretesa di voler interpretare Freud, ci sono persone ben più qualificate di me. Le mie sono soltanto considerazioni che faccio con voi e come sempre non mi stanco di ripetere, semplicemente suggerimenti per riflessioni e eventualmente approfondimenti attraverso i libri. Allora, cosa se ne ricava dalla lettura di questi testi di Freud? Intanto, se ne ricava una, come dire, una conclusione piuttosto deludente, e ciò che anche in questo caso, come nel caso di filosofi e di persone che hanno scritto testi sicuramente di valore, l'opera di Freud è servita a creare una sorta di organizzazione, la psicanalisi, di medici, i quali non nego che in molti casi possano essere di aiuto a nevrotici. Infatti, ci sono studi un po' dappertutto, soprattutto a persone agiate, soprattutto intellettuali, è nota la battuta di Woody Allen. Quest'anno è l'ultimo anno che vado in psicanalisi, il prossimo anno vado a Lourdes. Ecco, questa la dice lunga. La validità della psicanalisi da molti è stata messa in discussione. Io non entro nel merito, cioè non è mia competenza. Anche per quanto concerne l'arte. Per esempio, la psicanalisi ha avuto molto da dire, la psicologia ha molto da dire, psicologia e l'arte sono, per così dire, sono collegate da una serie di reazioni e azioni che l'artista compie e di ciò che l'artista pensa prima e dopo aver prodotto le opere. E quindi il discorso sarebbe estremamente vario. Ma torno a ripetere, la conclusione è che tutta questa grande saggezza non ha lasciato veramente un segno nel progresso della civiltà. Freud sostiene che il problema basico della società consiste nel conflitto tra la libertà individuale e le esigenze sociali. In base a questo principio, sostiene che la civiltà non ha accresciuto la libertà dell'individuo, anzi l'ha ridotta, perché l'ha chiusa all'interno di regole. E d'altra parte, se così non fosse stato, la civiltà non sarebbe nemmeno sorta. Come dice Hobbes, se gli uomini fossero onesti, lo Stato non sarebbe necessario.
ma lo Stato a sua volta è disonesto. In uno scambio di lettere tra Freud e Einstein, Freud scrive: le leggi vengono fatte da e per quelli che comandano e concedono scarsi diritti a quelli che ne sono assoggettati. Ecco, questa è la conclusione di Freud. E oggi la vediamo più che mai. Cioè questo scambio di lettere, tra l'altro, questo scambio di lettere tra Einstein e Freud nasceva da un'iniziativa europea in un momento in cui l'Europa conduceva un grande dibattito sulle idee, sullo sviluppo della società delle nazioni e tutta una serie di problemi che tutt'oggi sono rimasti tali e quali. Oggi l'Europa cosa fa? Discute. Discute sull'ordinamento da darsi. È vero che l'Europa non è più fatta soltanto da singoli stati, ma si è unita nella comunità europea. Però questa è una, come sostengono in molti, è semplicemente l'applicazione di quello che dicevamo prima di Freud: le leggi ci vengono fatte a favore di chi le fa. E infatti questa Unione Europea è un'unione di banchieri, di finanza, di interessi economici che non ha molta rilevanza per il popolo. E infatti si creano movimenti di opinione contrari che ovviamente dai media che appartengono comunque al potere finanziario vengono sbrigativamente liquidati come populisti. Comunque, al di là di quelle che sono queste notazioni, noi vediamo che le cose che Freud ha sostenuto e ha detto, anche a proposito dell'arte, il modo di fare, non hanno prodotto grandi risultati. Noi non viviamo in una società migliore di quella della quale parlava Freud. Tanto è vero che quando si vuole rilevare delle si risale a 50-60 anni fa, si cita il solito nazismo, si citano le cose che sono avvenute quasi un secolo fa. Oggi a spadroneggiare per il pianeta è l'America, l'abbiamo notato. E tutto quello che è stata la cosiddetta evoluzione psicologica, etica del continente, noi vediamo che i risultati sono non modesti, sono negativi. Cioè, perché noi vediamo un'arte decisamente deteriore. Credo che Freud non... Il nipote di Freud infatti fa una pittura di livello e non fa certo questi happening, queste cose. Quindi non abbiamo risolto i problemi, non abbiamo, per così dire, dato ascolto a uno dei padri della cultura europea, che forse era inevitabile, per carità, non voglio presumere di dare più potere di quanto, ma in sostanza, cioè, tutto questo gran parlare, tutte queste opinioni non hanno rimosso di un grado questo conflitto tra la libertà individuale e la società che ha le sue esigenze, anche perché la società, quando le regole non vengono rispettate, a subirne le conseguenze sono soprattutto le persone più umili, le persone più povere. E quando parlo di regole mi riferisco per esempio anche al mondo culturale. Perché un mondo culturale come il nostro, noi viviamo per esempio nelle università, è misteriosissimo come vengono assegnate le cattedre.
È misteriosissimo in base a quale principio vengono, per esempio, pubblicati i libri. È misteriosissimo l'importanza che viene data, per esempio, a determinati artisti a scapito di altri. Per certi versi è comprensibile questa dilagare di un'arte femminista. Ma tutto questo è davvero è un progresso. E noi pensiamo alla società intesa nel senso classico, cioè società occidentale ha una certa caratteristica. Quindi se noi facciamo un'insalata di pomodori, possiamo anche chiamarla insalata di fagioli, però è un'insalata di pomodori. Quindi noi abbiamo ormai adottato questo criterio, cioè questa cultura un po' meticcia e approssimativa. Tende ad usare sostantivi per definire attività e situazioni che in realtà non corrispondono. Per esempio, è stiracchiato il termine democrazia per le nostre società. È assolutamente inadatto il termine arte per determinati avvenimenti, per determinati appelli, per determinate opere. Non è, dovrebbe, si dovrebbe allora incidere anche sul linguaggio e inventare un neologismo che descriva questa attività. Invece questo non avviene, avviene una forzatura. Quindi anche la società implica una serie di regole. Se saltano le regole, no, non è più una società, è un insieme di situazioni conflittuali, per esempio anche tra generi, a cui noi ci stiamo abituando, ci siamo abituati. Cioè, le famiglie non esistono più, cioè i figli nascono da donne single. E questo è un dato di fatto. Però noi continuiamo a parlare di società come se esistesse una società. Non esiste. Allora ci affanniamo a trovare soluzioni provvisorie a leggi di accatto che cercano di far apparire quello che non è, tipo il matrimonio tra persone dello stesso sesso, è una storpiatura del matrimonio, chiamalo in un altro modo, inventa un altro neologismo. Quindi voglio dire, ci si appropria di definizioni, di linguaggi, di culture e li si adatta a situazioni in cui non sono conformi. Quindi questa è una, secondo me, una grave deviazione socioculturale, perché crea degli equivoci molto seri. Quando noi, per esempio, vediamo certe espressioni d'arte, che sono chiaramente laide, no? E immaginiamo queste forme, ho trattato l'argomento specifico in arte vaginale, immaginiamo queste forme spiegate e descritte a dei ragazzi. Probabilmente i ragazzi ormai non si scandalizzano più di nulla perché sono abituati fin da piccolissimi. Cioè vanno i cortei nei marsupi delle madri che li portano i cortei per protestare su qualsiasi cosa, senza costrutto, ma comunque vanno. Probabilmente non si scandalizzano, ma anche se non si scandalizzano, subiscono questo tipo di influenza. E chiaramente si convincono che l'arte è quella. Mi pare ovvio. Se noi, per esempio, guardiamo le icone oggi della società, e sono tutte icone negative, sono tutte icone di personaggi dalle vite improbabili, non entriamo nel merito, non esprimiamo giudizi, non mi interessa, non è mio compito. E i ragazzi seguono queste cose. Faccio un esempio proprio di assoluta banalità. Per chi ha la mia età, cioè la mia generazione, per esempio, ricordo le partite di pallone, come erano vestiti i giocatori e come si comportavano in campo. Ecco, se vede un film di quel periodo e vede quelle partite e lo confronta con l'attualità, vede un enorme divario.
Intanto si vedono giocatori conciati come dei clown. E poi i gesti, questo ammucchiarsi addosso, questi comportamenti assolutamente incivili dei giocatori, un tempo non erano pensabili. Ecco, questo è un esempio. Ora, è chiaro che siccome il calcio ci ossessionano, per fortuna hanno inventato il telecomando. Quando vedi il telegiornale, tre quarti sono per il calcio, quindi stacco, è finito. Ma chi li segue, i giovani che li seguono, è chiaro che subiscono un imprinting. Che i giocatori conciati come dei clown, co coperti di tatuaggi, con atteggiamenti assolutamente incivili. Lasciamo stare i casi estremi di liti, testate e cose di questo genere. Parlo della normalità, cioè dei gesti e dei comportamenti che hanno. Ecco, questa è anche questa una forma di trasmissione di civiltà o di inciviltà. Ma non c'è, a parte che non esiste la possibilità ormai, cioè questo mito della libertà e della tolleranza ha reso in pratica tutto accettabile e quindi non, a parte che non c'è un'autorità, a parte che le classi politiche, i cosiddetti, come dicono, mi viene sempre da ridere quando sento i grandi della terra. Sono dei poveretti che in qualche modo hanno raggiunto i vertici del potere, ma sono dei poveretti, non sono i grandi, ecco. Sono come persone sono molto modeste. Comunque, questi qui sono è chiaro, sono al pari con questi mutatis mutandis, con questi giocatori. Con i cantanti rock, infatti seguono e li invitano, per esempio Obama alla Casa Bianca, eccetera. E quindi c'è un mutamento di una situazione di assembramento umano per il quale la parola civiltà forse è inadatta. Quindi il disagio della civiltà che ha rilevato Freud si riferiva a una civiltà che conservava una qualche forma d'ordine che oggi non c'è più. Quindi dovremmo forse anche lavorare sul linguaggio in modo da adattare le espressioni linguistiche alla realtà socioculturale che oggi viviamo. Altrimenti farfugliamo delle frasi senza senso e queste i libri, le cose che noi leggiamo, non sono altro che l'immersione in questa specie di putridume sociale nel quale ci tocca vivere per più di una ragione. Si tratti d'arte, di letteratura, di cinema, di politica, di finanza, eccetera. Io sfido chiunque a sostenere che c'è qualcosa di corretto, di onesto in queste cose. Solo che chi effettivamente subisce non è in grado di reagire. E chi potrebbe reagire ha interesse a mantenere lo status quo. Questa è la triste realtà. Si tratti d'arte, o si tratti di politica, o si tratti di finanza. Questa è la realtà vera di questa nostra società. Per cui tutte le considerazioni di Sigmund Freud sul disagio della civiltà sono ampiamente disattese. Resta vero che le leggi vengono fatte da e per chi è in condizione di farle. E questo quanto? Si tratti di Obama o si tratti di Cameron o si tratti della Merkel. E quindi la situazione della nostra società no, non è affatto migliorata con questo accumulo di testi e con questa crescita esponenziale di università e di scolarizzazione. Che non è la stessa cosa di cultura. Ecco, mi fermo qui, lascio a voi la riflessione di quello che ho detto, se ritenete che ne valga la pena. Io ho espresso le mie considerazioni approssimative, insomma, ciò che scriveva Freud e su ciò che è la realtà oggi. E quindi non mi pare ci sia motivo di essere molto ottimisti. Chi lo è, beato lui. Buongiorno.